Grazie. Ma prima di entrare nel merito dell'ordine del giorno su un argomento così importante come il fatto di garantire la partecipazione alla vita culturale e ricreativa delle persone con disabilità, vorrei fare una piccola riflessione su come si stanno svolgendo i lavori. Io credo che quest'Aula, l'aula del Consiglio provinciale, sia uno dei luoghi della democrazia in cui si dovrebbe affrontare tutta una serie di problemi dei nostri cittadini alla ricerca delle soluzioni più idonee. Per fare questo sarebbe necessario prestare attenzione. Invece sono un po' pochi, sinceramente, i consiglieri che stanno dimostrando questa serietà di comportamento in questa istituzione, garantendo quell'attenzione che sarebbe dovuta a temi così importanti come quelli che stiamo trattando. Altro discorso è sul comportamento della maggioranza, che mi pare stia trattando con troppa superficialità gli argomenti che vengono posti alla loro attenzione da parte dei gruppi politici della minoranza. Noi abbiamo presentato una serie di ordini del giorno, non tanti, perché in tutto, tra quelli della minoranza e quelli della maggioranza, sono 49, che tutto sommato non è un numero così grande. Quelli della minoranza sono tutti su tematiche estremamente importanti che toccano da vicino i cittadini. E io vedo un menefreghismo diffuso nei banchi della maggioranza, che al momento del voto arriva, schiaccia il pulsantino, immancabilmente votano contro, senza prestare la dovuta attenzione alle questioni che poniamo. E allora io richiamo sul tema, quale tempo che siamo a 2 minuti? E allora io pongo l'attenzione su questo che è un tema, che lo ricordo, lo voglio ricordare, quello della disabilità, su cui il presidente della provincia Podestà si è espresso nelle linee guida, linee programmatiche, che questa maggioranza, la vostra, ha approvato all'inizio di questo mandato. In quelle linee guida si assumevano degli impegni politici. Questo ordine del giorno vi richiama a un'attenzione a un tema come quello della disabilità e a garantire che anche le persone diversamente abili abbiano la possibilità di accedere ai luoghi della cultura, che possono essere teatri, musei, cinema, biblioteche, servizi turistici e quant'altro. Luoghi che troppo spesso presentano ancora oggi delle barriere architettoniche. E allora io credo, noi crediamo, che almeno su questo ordine del giorno la maggioranza si risvegli da quel torpore che ha dimostrato fin qui e almeno su questo tema, anche se è un ordine del giorno proposto dall'opposizione, dimostri una dignità politica e schiacci il pulsantino col voto favorevole, perché non si chiede nulla di straordinario, si chiede di essere coerenti con quello che enunciavate a inizio di questo mandato. Si chiede di dare attuazione a un impegno che questo Consiglio provinciale ha preso con una delibera del 15 gennaio 2009. E allora io voglio sperare che su un tema come quello della disabilità dimostrate maggiore attenzione rispetto a quello che avete fatto fin qui, oggi e nei giorni passati. Grazie. Tobagi.